o il fabbricante vi fornisce lo scaldapanni con il disconnettore o va installato a tasche. Quindi il disconnettore è un dispositivo più complesso di questo, che praticamente deve assicurare che l'acqua non va, non refluisca nel... Però per regole tecniche dovrebbe essere sempre chiuso, però. Guarda questo qua. Eh no, se è chiuso non entra l'acqua. Certo, però è dovrebbe essere chiuso, allora quello che so io. No, deve sapere. Perché se questo è chiuso... Deve essere aperto quando è il momento del ripristino. Il momento del ripristino, tu apri questo, guardi il manometro. E come faccio a sapere se c'è una perdita sopra il pavimento? Perché il manometro si abbassa. No, non si abbassa, no, perché mi apre. Ah, io ho detto, ho messo ogni tanto fai la prova. Ah, io no, infatti, scusate, la regola tecnica prevederebbe che quello deve essere chiuso, perché è il segnale. Vabbè, ci metti il contatore, ci metti un contatore. Io metto un contatore a parole. No, questi qua ogni tanto si controlla. Perché se ci fosse la perdita non visiva, praticamente l'abbassamento della pressione darebbe il segnale che c'è la perdita. Se invece il gruppo di alimentazione è sempre aperto, questo non avviene. Così come se per caso si rompe un tubo, il gruppo di alimentazione, per esempio c'è l'allagamento centrale, tanta acqua perdo e tanta acqua ne reintegro. Ci siamo, la cosa è ragionevole. Sì, però. Però deve stare. Ma quella è proprio. Anche perché, ti faccio l'esempio, l'impianto a passamento con lo stesso principio. Io lascio tutti. Quindi numero 8 termostato di esercizio, numero 9 termostato di blocco. Numero 10, termometro dell'acqua, termometro dei fumi, valvola chiusura rapida, quella sul combustibile, e valvola VIC in alternativa alla valvola scarico termico, quindi o una o l'altra. Alla fine del discorso ricordatevi una cosa, che nell'impianto a vaso chiuso, dopo il termostato di esercizio, che è uno strumento di esercizio, ci sono quattro dispositivi di sicurezza. Non ve li scordate. Due che funzionano con l'aumento della pressione e due che funzionano con l'aumento della temperatura, il termostato di blocco e la VIC o la valvola di scarico termico. Quindi abbiamo due sicurezze che intervengono per effetto dell'aumento pressorio oltre i valori di esercizio e due dispositivi di sicurezza sulla temperatura. Ci siamo? Quindi se poi scoppia la caldaia qualche responsabilità ci sarà, no, perché non si è scassato tutto, non funziona più nulla. Però ricordate, questi intervengono solo per effetto della pressione, questi sono per effetto della temperatura. Ci sono quattro dispositivi di sicurezza, mentre il pianto a basso aperto, col fatto che c'è il tubo di sicurezza, gli basta il termostato ariano manuale. Quindi il fatto che manchi il tubo di sicurezza, vedete, bisogna implementare la sicurezza con tutti questi dispositivi. Quindi ricordatevi, se vengono agli esami il termostato di blocco, quello sta su tutti e due gli impianti, mentre quest'altro stanno solo negli impianti che stanno sulla valvola di sicurezza. Allora, sulla pressione, valvola di sicurezza e presso stato di sicurezza. Sulla temperatura, invece, termostato a riarmo manuale e in alternativa o valvola VIC o valvola di scarico. Ma non ho detto, l'ha detto 13 elettrovalvola dovevo mandare al combustibile e poi ci ha fatto vedere prima. Sì, quella lì sta. Quella però non interviene in base all'impianto elettrico, interviene. Quello che avviene solo corrente elettrica. Se c'è la corrente elettrica è aperta. Se gli manca la corrente si chiude, ma dato che noi la corrente la leviamo appunto con tutti questi dispositivi di sicurezza, e allora diciamo che era poi interviene. Poi vediamo come funziona il bruciatore, poi vediamo queste elettrovalve. Non so se è un esercizio di sicurezza. Oppure quello, se si fermano i circolatori, si crea un incremento della temperatura pericolosa, anomala. Però sembra più una. Allora bene, interviene subito. Sembra più una sicurezza che lo scarico termico. Però in quel caso non è obbligatorio, a seconda del circuito ci può essere o no. Se ci sta funziona in quella maniera,
perché capisce solo spinta dell'acqua. Allora, poi abbiamo qua l'impianto a combustibile solido. Oh, abbiamo detto i combustibili solidi ormai non esistono più, quindi manco per aiutare la nostra cosa. Però ricordate una, per la normativa italiana, qui c'è tutta una storia, non si dice mai, con i termocamini, con... L'hai provata? Il treno è solido. Arrivederci. Ciao. Solo scusi, ma quindi l'hai provato? Ma ci vedrai i numeri? Quando passi? Aspetta che insegniamo stare. Piano di risanamento della qualità dell'aria. 20 marzo 2010. Verso. Piano di risanamento della qualità dell'aria. Grazie, come parlano te. Regione Lazio. Regione Lazio. Piano di risanamento della qualità dell'aria. Un testo del 20 marzo del 2010, è pure questo un mattone così, e sono diversi titoli, comunque è l'articolo 5 quello che parla espressamente dei impianti domestici alimentati da combustibili liquidi, quindi gasolio, che deve essere fatto l'adeguamento per gli impianti menzionati dal comma 2, eccetera, eccetera, entro il 31-12 del 2011. Che impianti domestici? Beh, è chiaro. Questo per le province di Roma e Frosinone, gli altri 31-12-2014. E la data qual era? È il 20 marzo del 2010. Questo è l'ultimo momento. Ripeti un po'. Questo è la legge che dice... Che entro... Il gasolio è dismessa, insomma, deve trasformarlo. A meno che non c'hai il metanotoso, sei in possibilità di essere anticipatore. È un testo della legge. Ma una legge o una comunicazione? No, no, dovrebbe essere una delibera, perché se no... No, quello si andava in No, perché è quello lì. Ah, quindi era meglio Come l'hai trovato? Allora, due parole sugli impianti a combustibile solido. Dai, 5 minuti. Cosa però? Allora, impianto a combustibile solido. Vabbè, carbone, no, combustibile solido si intende carboni fossili. Non è che si intende la legna oppure, insomma, è marginale come combustibile. Allora, qui dice, il vaso di espansione aperto. Gli impianti a combustibile solido, per la normativa italiana, devono essere obbligatoriamente a vaso aperto. Qual è il motivo di questo obbligo? Qual è la pericolosità di un impianto a combustibile solido per cui, dice la norma, non può essere abbinato a un impianto a vaso chiuso? Non può interrompere l'ossigeno. Sì, ma non basta. L'ossigeno lo interrompi, cioè il disco di chiusura automatica dell'aria. Allora, gli impianti a combustibile solido, a differenza dei combustibili liquidi o gassosi, dove con un'elettrovalvola tu istantaneamente blocchi il passaggio del combustibile, quindi arresti la combustione, se c'è una catena a carbone, hai caricato il carbone, non puoi arrestare istantaneamente la combustione. C'è il blocco dell'aria comburente, c'è l'allarme acustico, c'è lo scambiatore d'emergenza, c'è una serie di dispositivi di sicurezza. Però comunque sia, se la temperatura andava su, bisognava, suonava l'allarme acustico, qualcuno doveva andare in centrale, aprire il focolare e togliere il carbone acceso dal focolare, oppure buttarci sopra delle scorie, delle ceneri, comunque sia ridurre manualmente. Quindi c'era una sorta di presidio che uno doveva essere pronto là a sentire, quando sentiva sto campanello andava. E allora il famoso portiere, ma nei palazzi dove non c'è il portiere, e allora una persona, esatto, fino a quel punto si metteva sta chiave della centrale sotto vetro, chi sentiva scendere, se sono a allarme diceva rompe il vetro, prende la chiave, apri la centrale, andare giù, aprire il focolare e ridurre manualmente la combustione, quindi magari con una pala col manico un po' lungo, perché a quel punto ti scottavi pure, e quindi bisognava ridurre, quindi era un'operazione, quindi non toccavi a fare il carbone.
oltre al vapore in carbone, oppure soffocavi il fuoco toccando di sopra le ceneri delle combustioni precedenti. Quindi bisognava attutire, diciamo. Quindi a questo punto, vista la impossibilità dell'arresto istantaneo, del controllo istantaneo della combustione, l'impianto deve essere a base aperto. Naturalmente poi per la norma europea c'è una varia di impianti a vaso chiuso. Poi tutte le caldaie, i termocamini, le stufa pellet, eccetera, eccetera, sono tutte a vaso. L'Italia non ha recepito queste norme, tant'è che i fabbricanti italiani sono abbastanza arrabbiati. Ma anche i fabbricanti italiani vendono gli impianti a combustibile solido a vaso chiuso secondo le norme europee. Una cosa sola vi dico, perché capita con una certa frequenza. Ricordatevi una cosa, che quando si fanno quelle cosette, quei lavoretti domestici, termocamino me lo faccio da solo, la caldaietta è... Ricordate una cosa, che abbinando il termocamino e la caldaia murale si superano i 35 kW e ci vuole il progetto. Capito? Che tanto non se ne rendono conto, cioè termocamino e termocamino, a caldaia e caldaia, succede l'incidente come ne sono successi, e io ho 3-4 cause in tribunale che si trascinano da anni, a quel punto l'impianto, ripeto, non disponendo del progetto, l'installatore ha tutte le responsabilità. Ci siamo. Ma solo se è combinato, se è combinato. Sì, se è combinato. Vabbè, ognuno è responsabile. Se tu monti una caldaietta sotto i 35 kg non ci vuole progetto, l'installatore deve fare la certificazione, basta questa. Se metti solo un termocamino non c'è bisogno. Ma se sommi abbini due impianti, cioè nel senso che sia il termocamino che la caldaia murale danno calore allo stesso impianto, allora diventa un impianto unico. A quel punto superi i 35 kW e ci vuole il progetto. Anche se sono scambiatore. Perché di solito poi col termocamino conviene mettere lo scambiatore. Perché il termocamino lavora in una certa pressione di alta sapete. Quell'altro è un altro fuso. Allora, però oggi si possono anche far interagire. Ma anche che oggi ci mette anche i pannelli solari. Quindi ci può mettere pure i pannelli solari. A quel punto tu li facilmente. No, pannelli solari. No, i pannelli solari.